Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video recensione. Oggi voglio parlarvi della palette di Make Up Revolution Soft X. Questa qui io l'ho acquistata dal sito di Machinlalia per 11,25 euro, ma calcolate che a seconda di dove l'acquistate il prezzo può variare e su alcuni siti spesso la trovate anche in offerta, quindi potete trovarla anche sotto 10 euro. Quando vi ho fatto vedere questa palette nel video haul, l'ho tirata fuori dalla scatola e ho detto: Make Up Revolution Soft X, che nome bruttissimo che hanno dato ad una palette. Mi sbagliavo, in tantissimi mi avete scritto: Giulia, guarda che è una collaborazione che questa ragazza, che è una ragazza che ha un canale YouTube, non mi ricordo, si chiama tipo Soft Nails, qualcosa del genere. E appunto a questa ragazza ha collaborato con Make Up Revolution. Quindi grazie che me l'avete detto. Io sinceramente non lo sapevo, ma ovviamente non è che io posso sapere tutto quanto. Ma insomma mi fa piacere anche se qualche volta mi correggete, mi dite qualcosa voi. Non è che io posso sapere tutto quello che succede nel mondo del make up. Questa palette contiene 24 Ultra Professional Eyeshadow. E la varietà di colori all'interno è, diciamo, abbastanza vasta, nel senso che si possono realizzare sia dei trucchi molto neutri, sia dei trucchi neutri con un tocco di colore, perché ci sono degli arancioni, dei rosa, dei pescati che si possono aggiungere magari nella sfumatura, ossia si possono realizzare dei trucchi abbastanza colorati, perché c'è questo viola, questo azzurro e il verde. Prima di continuare con la recensione, voglio farvi vedere tutti gli swatches. Iniziamo dalla prima fila, troviamo Penguin, Pancakes, Fairy Lights, Pink Champagne, Iced Coffee, KT. Sulla seconda fila troviamo Grow Old, Sparks Fly, Smoky Bronze, Mixed Berries, Tiramisu, Peaches. Nella penultima fila c'è Cloudberry, Pumpkin, Pine Tree, Petrol, Pug, Danger. Sull'ultima fila invece abbiamo Strawberry Sweets, Festive Flame, Copper Coin, Mug Cake, Rosewood e Nightmare. All'interno c'è anche una buona varietà di colori matte e di colori shimmer. Sono stati molto bravi a mettere tutti i marroncini che possono essere utilizzati come colore di transizione matte. Se li avessero messi shimmer sarebbe stato un problema, perché appunto non avremmo avuto abbastanza colori di transizione. Invece credo che a livello di colore sia una palette davvero molto carina, perché appunto vi ripeto, si possono realizzare tantissimi look diversi e diciamo tutti gli ombretti possono essere benissimo mischiati insieme tra di loro, tutti quanti si abbinano tra di loro. So che siete curiosi di vederli anche in azione. Come sempre, il trucco che indosso oggi l'ho realizzato con questa palette, quindi vi lascio un attimino al tutorial e poi ci vediamo tra un secondo per tutte quante le mie opinioni su questa palette. Prendo il colore più chiaro e lo metto sotto il sopracciglio e sull'angolo interno dell'occhio. Ora con un pennello ampio prendo questo marroncino qui e lo metto nella piega dell'occhio come colore di transizione. Con un pennello più preciso, ma sempre da sfumatura, prendo questo marrone e intensifico maggiormente la piega dell'occhio. Applico lo stesso mix di marrone anche nella parte inferiore. Ora con un pennello ancora più preciso prendo il marrone più scuro, questo qui sembra marrone ma in realtà è viola, e intensifico ancora di più la piega dell'occhio, lo metto soltanto nella V più esterna. Ora con un pennello piatto applico bagnato questo bellissimo verde qui che si chiama Pine Tree e lo metto su tutta quanta la palpebra mobile. Illumino l'angolo interno con il colore chiaro luminoso della palette, cioè questo qui. Con un pennello angolato prendo il nero nella palette che è molto intenso e realizzo una specie di eyeliner grafico. E questo è il trucco completato e adesso possiamo vedere un attimino quali sono le mie opinioni su questa palette. Credo che gli ombretti siano carini, anche se non eccezionali. Sicuramente ci sono degli ombretti che costano di più e sono più validi di questi, però per il prezzo che ha questa palette credo sia davvero davvero carina. Gli ombretti sono molto pigmentati. Quando l'avevo aperta per la prima volta e avevo swatchato gli ombretti non ero rimasta così colpita, ma secondo me si applicano davvero bene. Non sono sicuramente gli ombretti più sfumabili, più pigmentati del mondo, però ragazzi questa palette costa 11 euro e secondo me la qualità degli ombretti è molto molto bella, soprattutto se magari andiamo a vedere l'altra palette che avevo recensito di Make Up Revolution, si chiamava The Brave Palette, qualcosa del genere. Anche quella lì più o meno aveva lo stesso prezzo, ma gli ombretti non erano per niente scriventi, non si sfumavano bene. Invece con questa, secondo me, hanno fatto davvero un salto di qualità. Le cialdine si sgretolano un po' quando prelevate l'ombretto, vi ripeto, non è una tragedia. Per il prezzo che ha va benissimo,
anche quando le applicate, se non state attenti, diciamo non tanto i colori di transizione, ma più che altro i colori quelli un po' più scuri e soprattutto quelli shimmer, non tanto gli opachi ma gli shimmer, tendono a cadervi sullo zigomo, quindi come vi dico sempre, per risolvere questo problema o fate la base dopo aver completato il trucco degli occhi o mettete un po' di cipria qui sotto mentre realizzate il trucco degli occhi. Io non ho fatto nessuna di queste due cose oggi, non l'ho fatta neanche le altre volte che ho provato questa palette. L'importante è che quando prendete l'ombretto con il pennello, battete bene il pennello oppure fate questo in modo che la grande quantità di ombretto che poi andrebbe a cadere sul vostro zigomo si va a depositare sulla mano, a quel punto applicate l'ombretto. Per quanto riguarda invece i colori shimmer, ad esempio per il verde che abbiamo messo sulla palpebra mobile, per evitare questa cosa o lo applicate con il pennello bagnato o se lo prelevate con il dito e lo andate a pressare con il dito, sicuramente il fallout sarà molto molto di meno. Di tutta la palette c'è un solo ombretto di cui non sono per niente contenta e è questo viola qui, che si chiama, vi dico subito, si chiama Rosewood. E questo qui di tutta la palette è quello meno pigmentato, meno scrivente. Sì, non è che è pessimo, però non è intenso come lo vedo nella cialdina, cioè nella cialdina sembra un viola scuro molto molto intenso, invece swatchato ed applicato è un viola un po' sbiadito e non tanto scrivente. Sono molto colpita anche dal nero, solitamente in queste palette super economiche il nero è un po' scadente, nel senso che non scrive tanto, non è molto intenso. Questo nero è veramente molto bello, se ci fate caso oggi l'ho utilizzato per fare la riga di eyeliner e scrive benissimo. L'unica cosa è, come anche il marrone, ha un po' di fallout, quindi mi raccomando, quando applicate i colori scuri state attenti perché rischiate di macchiarvi la base. Ricordatevi, come vi dico sempre, battete il pennello e poi lo applicate. Sono rimasta piacevolmente sorpresa anche dal colore più chiaro brillante, questo qui. Nella cialdina non sembra niente di che, anzi sembra anche un po' polveroso e non tanto scrivente, ma in realtà, ragazzi, una volta applicato è veramente molto molto bello, è luminoso e scrivente, quindi questa palette diciamo che ha l'apparenza di essere una palette un po' scadente, ma vi posso assicurare che gli ombretti all'interno sono carini, vi ripeto, non sono eccezionali, superano la sufficienza, però sicuramente non sono gli ombretti più belli del mondo. Se stavate pensando di prenderlo o meno, secondo me fatelo, perché per 10 euro gli ombretti sono molto validi e secondo me ne vale la pena comunque prenderla. Come al solito, ragazzi, fatemi sapere se avete provato anche voi questa palette, che cosa ne pensate, se vi siete trovati bene, se stavate pensando di acquistarla. Insomma, lasciatemi un commentino qui sotto, spolliciate il video, condividete questo video con i vostri amici, insomma, aiutatemi a far crescere il canale. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Mua! Ciao!